amici che la presa in internet che mi ascoltate in tutto il mondo, Nicola Currà vi saluta da Pianet TV 881 Digitale Terrestre. La mia trasmissione è in diretta e quindi chi vuole telefonare telefona qua in redazione. Poi incominciamo il mio programma, logicamente salutando tutti i calabresi e in Italia e in tutto il mondo che mi ascolta. Facciamo una carrellata per primo sulle notizie, sul quotidiano di ieri, in quanto ci sono molte cose da dire e da far capire a tutti gli altri. E allora incominciamo prima di tutto una scarrellata sul quotidiano. Vediamo un pochino cosa è successo in Italia e vediamo che qua c'è Grandi Opere, Tavi, Salvini dice di sì e fa vedere le stelle a Di Maio. C'è una contraddizione tra l'uno e l'altro, cioè non sono d'accordo, Salvini vuole che finisca, diciamo, l'opera va avanti, mentre Di Maio la blocca perché dice che è inutile, ci sono altre opere più importanti di quella. Però leggeremo l'articolo più in là. Noi facciamo solamente una carrellata sulla prima pagina. Poi c'è sui migranti nigeriani reclutati nei centri di accoglienza e pagati 10 euro al giorno, processo per i caporali della Sila, 13 rinvii a giudizio per lo sfruttamento di manodopera straniera. Poi c'è la questione di San Ferdinando, case ai migranti, piano contestato dalla popolazione, perché dice datele pure agli immigranti, ma datele a noi che siamo senza casa. È una cosa col punto interrogativo veramente da rivedere. Poi ci sono anche i tanti dubbi sul reddito di cittadinanza. Poi alla Lamezia giudice favorevole diventa donna una donna senza operazioni. Poi una questione su Vibo Valentia, Vibo, mano pesantissima della Corte dei Conti che infligge pene milionarie, condannati i tecnici della provincia, l'incompiuta realizzazione della tangenziale est e della strada del mare. Medicina, angioplastica, l'intervento lo fa il robot. Questo è successo a Catanzaro, capoluogo di Catanzaro, in quanto il robot ha fatto un intervento angioplastica che è riuscito al 100% e quindi ci si augura che altre operazioni saranno fatte e queste sono state fatte da medici calabresi. E c'è un medico là, diciamo, che va anche all'estero, uno scienziato, diciamo così, che mi ha operato anche a me, che io saluto tantissimo. Ti saluto, grandissimo dottore, grandissimo uomo, che dai la vita a tutti noi esseri umani. Grazie, vai avanti così. La Calabria ha anche scienziati che meritano questi applausi e queste bellissime parole. Andiamo avanti, vediamo un pochino. PIL e crisi, il governo rassicura, la manovra non sarà corretta. Come difende le riforme messe in campo il 2019? Sarà, dice Giuseppe Conte, un anno bellissimo, stando alle parole di Conte, però così secondo me non lo è, è al 50% possiamo dire col punto interrogativo, perché i soldi, i miliardi sono finiti, amici miei, ci sono pochi soldi e quindi bisogna andare con i piedi di piombo prima di fare delle promesse di qua e di là. Progetto a divisere tumori, la regione Lazio finanzia. Ah, bene. Alla salute e quelle parole che si dicono. In Francia venduti 150 kg di carne macellata di frodo in Polonia. E i controlli dove stanno? Bisogna fare controlli e bisogna logicamente stare dietro a queste cose. La violenza prestata dal suo ex pubblica il volto tumefatto su internet. Sono parole, sono cose che non bisogna mai sentire. Pestata dal suo ex pubblica il
Il volto tu mi hai fatto su internet, non solo che l'ha pestata, l'ha macellata di botte su internet. L'ha fatta salire in auto con la scusa di parlare un po' e l'ha portata in spiaggia. Quando Megane gli ha detto ancora no, si è trasformato in una furia. L'ha presa a pugni, le ha stretto le mani intorno al collo e le ha sbattuto la testa contro la portiera dell'auto, raccontano i suoi amici. Un'aggressione violenta che la stessa vittima ha documentato su Instagram, pubblicando la foto del suo volto, tu mi hai fatto, e un messaggio al suo ex. Ho finito il mio compito, la polizia si occuperà del tuo caso. Vedete, sono cose che fanno venire i brividi proprio sul corpo a chi legge questo articolo, perché non sono cose, diciamo, al 3 febbraio del 2019 che nel mondo succedono queste cose che fanno solamente pena, e quindi non andiamo d'accordo. Un'altra impiegata stava troppo su Facebook, licenziamento confermato. La Cassazione sul caso di un'impiegata in uno studio medico, cioè passava molto tempo, molto molto tempo, e quindi è stata condannata, perché uno che in un momento così di crisi a livello mondiale, che non c'è lavoro, figuriamoci uno che c'è un posto in uno studio medico, invece di fare il lavoro va a fare, stava troppo su Facebook, ma scherziamo amici miei. Chi ti assume deve avere soddisfazione che tu gli fai il lavoro, e tu devi avere la coscienza pulita, perché se maggiormente sei sposata e perdi il lavoro, che cosa mai dai alla tua famiglia per mangiare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi chi c'è il posto di lavoro se lo tenga fortemente e stia attento, perché le cose in Italia e nel mondo sono cambiate, non è come una volta più. Oggi c'è una crisi economica a livello mondiale. E questa è la fine del mondo, lo dico nelle mie trasmissioni. Ci andiamo guardando, America, Russia, chi vuole fare, lanciare missili, cioè a parola povera c'è una, se viene una guerra nucleare moriamo tutti qua. Quindi stiamo attenti, perché a parola povera le cose sono cambiate a livello mondiale. Un'altra, in Argentina, non solo in Italia, a livello mondiale, ve l'ho detto. In Argentina picchia la figlia per una tazza di tè, firmata e denunciata. Cordoba ha chiesto una tazza di tè alla mamma, ma come risposta ha ricevuto botte. E quanto è accaduto a una bambina di 7 anni a Cordoba, la primogenita della donna, 16 anni, ha deciso di ribellarsi e di riprendere l'episodio con il suo smartphone per poi diffonderlo. Da quel momento video è diventato virale e ha suscitato l'indignazione del web. La bambina insieme all'altra sorellina di 11 anni sono state affidate alla nonna paterna, mentre la donna è stata denunciata. La riporta il quotidiano La Nación. A Bari uccisa la moglie, era stato in Tunisia. Insomma, io compro il giornale, ma veramente mi annoiano, perché c'è molta criminalità in tutte le regioni, in tutto il mondo. Ogni giorno tu prendi il giornale, leggi, ci sono cose negative all'80%, non vanno bene. Una bella notizia invece di Bergoglio, il nostro Papa Francesco, il nostro grande Papa Francesco. Il viaggio sullo sfondo della visita del Papa, il dramma dello Yemen, il Bergoglio, primo pontefice che è andato negli Emirati. Se a Panama il pensiero di Papa Francesco è andato spesso agli scontri di Caracas, negli Emirati Arabi Uniti Bergoglio non potrà non guardare a Sana. Sono ormai 4 anni che lo Yemen è dilaniato da una guerra rovinosa che sta facendo strage di civili. Già il 25 dicembre, durante l'Orbe Torbe, Bergoglio ha incoraggiato un negoziato di pace che si è aperto in Svezia per fermare il conflitto, che vede da una parte il governo yemenita
sostenuto da una coalizione internazionale guidata dall'Arabia Saudita e dall'altra i ribelli devoti appoggiati dall'Iran. Il Santo Padre ha sempre sottolineato la sofferenza del popolo yemenita e lo ha fatto spesso nel silenzio generale, sottolinea il portavoce. E sarà la prima volta nella storia della Chiesa che un pontefice metterà piede nella penisola arabica. È il primo pontefice della storia che metterà il piede nella penisola arabica. L'evento più atteso del programma, nell'anno indicato dal governo emiratino come l'anno della tolleranza, la concessione fatta dal Vaticano è grande: celebrare la prima e la più grande messa pubblica che si sia mai tenuta nella penisola in uno stadio. E cosa dobbiamo dire? Tanti auguri, lunga vita a Papa Francesco, che la sua missione va sempre a buon fine. Questo è l'augurio che noi, tutto il mondo, diamo a Papa Francesco, che è un uomo veramente che dà fiducia, che dà possibilità e dà speranza per un avvenire migliore anche a livello di religione. E chi ascolta Papa Francesco sicuramente avrà molte cose positive e avrà il cuore più in pace che essere invece dall'altra sponda di queste cose che non si dovrebbero mai sentire, di questo ammazzamento ogni giorno di bambini, di donne. Insomma, c'è una guerra a livello mondiale. Ecco qua una notizia: gli Stati Uniti attribuiscono violazione dell'intesa alla Russia, gli USA via dal trattato sul disarmo nucleare. Per fortuna stamattina ho sentito che sia la Russia che l'America cercano di avvicinarsi l'uno con l'altro. Si danno botte da orbe da una parte e dall'altra, ma quando vedono che le cose si stringono, allora cercano di rimediare. Speriamo che la Russia e l'America si mettano, gli USA si mettono d'accordo perché queste cose non debbano succedere. Disarmo nucleare perché vuol dire armi nucleari, vuol dire veramente fine del mondo, distruzione totale di tutto il pianeta. Le cose vanno male. Nel Venezuela, Guaidó si appella all'Italia, Palazzo Chigi, nuova elezione. Venezuela, europroposta di compromesso bloccata dal nostro paese. E Gianni Guaidó parla in una iniziative. Speriamo che le cose si mettano pure a posto qua. Grande opera, lo scontro nel governo non si placa, TAV affonda di Salvini, andare avanti, lapidare i 5 Stelle. Cioè, come stanno andando le cose? Le cose vanno così, che Salvini vuole che logicamente si fa questa grande opera, mentre Di Maio è contrario, dice che invece di andare avanti per fare in quel tunnel che si è aperto da tanti anni. Cioè, leggiamo l'articolo, forse è migliore per chi mi vuole ascoltare. L'articolo è di Valentina Innocenti. Torino, TAV della Discordia, è uno scontro sempre processo, a suon di dichiarazione a distanza, quello tra Lega e 5 Stelle sulla Torino-Lione. A sparigliare ancora una volta il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che arriva al cantiere di Chiamonte dopo mesi di equilibrismo con l'alleato del governo. Questa volta però la presa di posizione è netta: andare avanti con la realizzazione dell'opera. Primo esponente dell'esecutivo giallo-verde a visitare quello che è l'unico cantiere italiano della TAV. Il vice premier tende comunque una mano al Movimento 5 Stelle. Hanno ragione, il progetto va rivisto, si possono tagliare spese per 1 miliardo. Ma lancia una stoccata al collega Luigi Di Maio, che continua a sostenere l'assenza di un vero cantiere. Le telecamere mostrano agli italiani che il cantiere c'è, sostiene Salvini. Non stiamo parlando di un campo di grano, in realtà quello di Chiaramonte è un cunicolo geognostico utile alla misurazione per far partire lo scavo del tunnel di base, un buco con nulla intorno, sostengono i 5 Stelle, che ribadiscono il fermo e deciso no all'opera.
il sottosegretario al ministro degli affari esteri Manlio Di Stefano e lapidario basta chiacchiere inutili perché tanto non si farà. Il sottosegretario all'economia Laura Castelli si rivolge a Salvini auspicando che la TAV non sia strumentalizzata per fare campagna elettorale. Il ministro leghista ostenta tranquillo e respinge al mittente le critiche che lo accusano di volere provocare strappi con l'alleato. Sono qui non in polemica, ma per costruire. Siamo un governo che fa squadra, sostiene. Il rapporto con i 5 Stelle è positivo e costruttivo. Abbiamo fatto tante cose in 8 mesi e altre ne vogliamo fare, ma intanto il Premier Giuseppe Conte interviene per prendere tempo, annunciando un patto per cantieri per valorizzare la regolarizzazione delle infrastrutture. I cantieri, ricordano, si sono interrotti, il dibattito pubblico è preso dalla TAV, che è un progetto complesso, ma non possiamo fermarci a quest'opera. A nulla però sembra valsa la sua mediazione e nulli sembrano anche i tentativi della scherpa di Lega e Movimento 5 Stelle di trovare una sintesi attraverso una mozione comune da presentare alla Camera. I due alleati continuano a restare arroccati nelle posizioni, pena la perdita di consensi elettorali. Dunque, a 4 mesi dalle europee, per Di Maio non è stato scavato un solo centimetro del tunnel dove deve passare il treno e per questo per i pentastellati la TAV è una spesa che può essere benissimo dirottata sulla metropolitana di Torino e sull'autostrada Asti Cuneo. Salvini invece usa tutte le armi in suo potere, l'ambientalismo. Togli 1 milione di tiri dalle autostrade, togli inquinamento con tonnellate di CO2 in meno nell'aria, la difesa dei posti di lavoro in un momento di crisi economica, rinunciare a 50.000 posti di lavoro e mettere a rischio la vita di tante aziende mi sembra assolutamente poco sensato. I risparmi, se costa la stessa cifra, andare avanti o tornare indietro, io preferisco andare avanti. Questo lo dice Salvini e apre addirittura alla Francia. Dobbiamo andare avanti e magari chiedere più fondi all'Europa. Nelle stesse ore in cui Salvini era a Chiomonte, infatti, la ministra francese dei trasporti Elisabeth Borne visitava il cantiere TAV di Saint-Martin, le porte rinnovando l'invito all'Italia a decidere in fretta. Si resta per ora in attesa dei costi e benefici previsti per metà febbraio e poi forse si arriverà a una decisione. C'è ancora chi lavora, chi non lavora, Salvini lavora, quell'altro non lavora. Insomma, mettetevi d'accordo e vedete pensare innanzitutto a dare logicamente un po' di respiro e un po' di lavoro ai giovani che sono disoccupati in tutta Italia, che se ne vanno all'estero o ogni giorno partono. Stamattina è partita mia nipote per andare logicamente in Emilia Romagna perché l'hanno chiamata per 20 giorni, 18 giorni in una scuola per fare applicata di segreteria, ma chissà quando prenderà logicamente un po' di lavoro. Quindi vedete, i giovani scappano, basta una chiamata anche minima e vanno via dalla Calabria, vanno via subito perché qua non c'è nessuna tolleranza, non c'è nessuna speranza per i giovani. Quindi amici miei, governo, Salvini, datevi da fare perché logicamente le cose qua non vanno bene in nessuna maniera, eh? Quindi bisogna fare qualche cosa. La TAV a Chiamonte, là, il ministro dell'interno al cantiere, tensione con gruppi no TAV, cretino che protesta con bastone e bombe carta. Non si fanno queste cose. Bisogna fare cose per bene, non così. Queste sono cose che fanno arrabbiare gli italiani in tutte le maniere, perché qua la gente, diciamo, non può più vivere così, eh.
Poi qua c'è la scheda di tutti i numeri del progetto, tra scavi, costi e occupazioni. Io vi dico qualche cosa perché non è che posso prolungarmi a legge regionale, qui io devo parlare di altre cose molto importanti. Sono importanti anche queste, però sono tutte a negativo. È che i numeri del progetto tra scavi, costi e occupazioni. Il progetto italiano, la configurazione attuale della linea in Italia è il risultato di una progettazione partecipata che ha coinvolto gli enti locali dell'Osservatorio sulla Torino-Lione istituito dal governo italiano nel 2006 dopo le violente proteste e Venaus contro il primo tracciato dell'opera. A conclusione di 205 sedute di lavoro e 300 audizioni di tecnici ed esperti è arrivato nel 2013 a un tracciato definitivo radicalmente cambiato. Il nuovo progetto è stato poi approvato nel 2015. Si è inoltre previsto realizzare l'opera per fasi, la prima, il cosiddetto progetto Top Costo, prevede la realizzazione del tunnel di base, il miglioramento della capacità della linea storica che per circa 20 km tra Bussoleno e Avigliana, la costruzione della galleria mista merci passeggeri da Avigliana alla piattaforma logistica di Orbassano, che sarà riqualificata e gli interventi di adeguamento del nord di Torino. Gli scavi ad oggi, come spiegano da tette, è stato scavato oltre il 15,5% dei 162 km di gallerie previste per l'opera. Una macchina complessa composta da tunnel paralleli, 4 scenderie e 204 bypass da sicurezza. A che monte lo scavo dei 7 km del cunicolo Gioiannesto è stato completato a febbraio 2017. La galleria sarà servita, servirà come accesso al cantiere del tunnel di base. Sono stati inoltre realizzati 68 km di sondaggi geognostici e curataggi in Italia e in Francia. Tempi e costi, la messa in servizio del tunnel di base è prevista nel 2030. Campa cavallo che l'erba cresce, amici miei, nel 2030, siamo al 2019, fra 11 anni. Per la sua realizzazione sono previste tre fasi affidamenti, ingegneria e lavori preparatori da ultimare entro il 2020, lavori civili entro il 2026, impianti e preesercizio entro il 2029. Il costo è di 8,6 miliardi di euro, il 40% dell'importo è cofinanziato dall'Unione Europea, mentre la quota restante è suddivisa tra i due paesi, 35% per l'Italia e 25% per la Francia. Impegni finanziari. Fino ad oggi sono stati impegnati circa 2,5 miliardi di euro, di cui 1,2 già spesi per studi e progetti, che sono finanziati al 50% dall'Unione Europea, il 25% dall'Italia e il 25% dalla Francia. Sono attualmente attivi contratti per circa 1,3 miliardi di euro. In totale, entro il 2019 è previsto l'affidamento di appalti per un importo complessivo di 5,5 miliardi di euro. Occupazione. In totale lavorano all'opera quasi 800 persone, di cui circa 530 impegnati sui cantieri e circa 250 tra società di servizi e ingegneria. Nel picco dell'attività saranno 4.000 i lavoratori diretti e altrettanti quelli generali nell'indotto. Quindi sono opere che da tanti anni sono ancora ferme. Come finirà questa storia? Non si sa. E passiamo qua sulla nostra Calabria. E precisamente i migranti presentano ieri il progetto Dare una casa agli sfruttati di San Ferdinando. Nella piana ci sono 35.000 abitazioni vuote. Proteste di alcuni cittadini contro le assegnazioni. E allora, cosa vuol dire? Senza leggere l'articolo, che è una cosa molto vergognosa, una cosa che fa dispiacere e una cosa che non piace a nessuno. Potrebbe piacere se c'è sia la possibilità di dare la casa agli emigranti, ma sia dare la casa ai nostri calabresi, che invece di dormire in una casa che non hanno, dormono nelle macchine con i figli. Questa non è una cosa giusta. Quindi io mi rivolgo alla Regione Calabria, ai comuni, anche a Salvini, a Di Maio,
che queste cose nel sud Italia, in Calabria e nel mezzogiorno d'Italia non possono più succedere. Perché questa gente che scappa anche dalla guerra, che poi ci sono anche personaggi che non vanno, diciamo, non possono essere capite da nessuno, perché oltre ad essere scappare dalla guerra ci sono gente, personaggi che logicamente fanno cose che non sono a norma di legge, quindi queste cose non fanno bene. Dare le case svuote sia agli italiani e sia agli immigrati, però prima agli italiani e poi agli immigrati. Questo è quello che posso dire io. Cosenza, caporale nei campi, anche due condanne in abbreviato. Migrante sfruttato in Sila, i 13 rinvii a giudizio. Cosenza, sarà un processo stabile se alla fine del 2016 l'Altopiano è stato davvero teatro di una storia di ordinario caporalato. Ieri infatti il Tribunale si è consumato il rinvii a giudizio di 13 persone sotto accusa per aver sfruttato giovani nigeriani, ospite dei centri di accoglienza, impegnandoli nei campi per 11 ore al giorno a raccogliere fragole, patate o zucchine, in cambio di una miseria, 15 o 20 euro al massimo. Non è una cosa onesta. Queste cose non debbono succedere assolutissimamente, perché oltre ad essere immigrati, sono gente che sono venute, diciamo così, in condizioni anche di salute non tanto buone, perché non hanno medicina, non hanno niente, non hanno vestiario, quindi soffrono la fame, soffrono il freddo, soffrono tutto. Quindi la paga deve essere a norma di legge, ci vuole un contratto, i sindacati debbono vedere quello che debbono fare, le istituzioni debbono vedere quello che debbono fare. E poi un'altra cosa, questi agenti immigrati sia a San Ferdinando e anche nelle altre regioni della Calabria, diciamo così, succedono queste cose, quindi bisogna fare, non dare, diciamo così, metterli sempre a San Ferdinando, là che poi accendono fuoco e quindi sparisce tutto. Bisogna dare la possibilità, magari, non dico case di lusso, ma almeno attrezzature che possono dormire tranquilli, senza che uno con un fiammifero accende e va via, diciamo, si brucia tutto, no? Bisogna dare la possibilità che non ci sia questo pericolo. Cioè la gente non deve morire nelle tende, insomma, parola povera, ma debbono, quando ci sono mura, è diversa la cosa. Quindi prima le case ai nostri calabresi e poi agli immigranti, o nello stesso momento, però dipende quanti soldi ci sono alla regione Calabria, ai comuni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mettetevi d'accordo e dare la possibilità, il lato positivo, sia agli immigranti che ai nostri calabresi. Questa è la parola di Nicola Corrà, uno che in Calabria, in Italia e nel mondo. Un'altra questione qua, per quanto riguarda Orlando, iscrive all'anagrafe 4 stranieri a Palermo, l'atto del sindaco di Palermo è vietato dal decreto di sicurezza tutta l'area dei diritti. L'atto del sindaco di Palermo è vietato dal decreto di sicurezza tutta l'area dei diritti. Orlando iscrive all'anagrafe 4 stranieri. Cioè c'è una contrapposizione tra Orlando e Salvini. Mettetevi d'accordo, vedete com'è la situazione. Non è che si può andare avanti così. Uno dice aglio e l'altro dice cipolla. No, no, non va da nessuna parte. Bisogna vedere com'è la situazione qui. E poi un'altra denuncia di Oxfam, punta il dito sull'Italia. Quell'intesa va cancellata, l'accordo tra Italia e Libia produce morti, in due anni annegate 5.300 persone. Quindi, a parola povera, in due anni annegate 5.300 persone. Quindi questo qua, il Mediterraneo, che cos'è? È un disastro, è una catacombe. Il Mediterraneo, che vi posso dire? Produce, quando in due anni annegano 5.300 persone, fate il conto voi, vediamo in 10-20 anni quante morti ci saranno. È un cimitero il Mediterraneo. Quindi io mi appello a tutti, le nazioni, non solo l'Italia, che siamo qua vicini, nel Mediterraneo siamo i più vicini, diciamo che possiamo dare aiuto, ma poi vengono altre navi, vengono altre nazioni
e fanno finta che l'Italia non c'entra proprio, cioè la rinnegano tutti, non danno appoggio, non danno sovvenzione, niente. A parola povera, fottetevela voi, in termini calabresi, così capiamo tutti, anche gli italiani. Vedetevela voi, eh? Non vanno bene queste cose. Siamo europei, tutti i membri dell'Europa debbono abbassare la testa e soccombere questo disastro che c'è nel Mediterraneo. Quindi aiutare l'Italia, molto bisogna essere aiutati l'Italia. E mi appello a tutti, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, tutti quelli che fanno parte della comunità europea. Non lasciare l'Italia così, perché questi qua sono disastri, ci saranno malattie, perché qua in Italia, diciamo così come sanità, non va bene. Tutti gli ospedali in tutta l'Italia non vanno bene proprio, la gente scappa e dove va? Dovunque va è la stessa cosa, amici miei. Non è che se in Calabria si muore e in altre regioni d'Italia si muore lo stesso, perché bisogna logicamente alleggerire gli stipendi di quelli che sono a Montecitorio, al Senato, alla regione Calabria, perché queste battute che si sono fatte 3, 4, 5, 6 mesi fa, un anno fa, sui vitalizi, ancora chi percepisce pensione, diciamo, di ogni mese di 30-35 mila euro e più, diciamo così, hanno cose da fare e più vitalizi hanno. Quindi a parole povere bisogna logicamente alleggerire, pensare che gli italiani sono morti di fame, pensare che gli italiani non hanno nemmeno medicine per curarsi, pensare che gli italiani non hanno più nulla, nemmeno l'aria che respirano. In compenso hanno, invece di queste possibilità che si dovrebbero avere, non li hanno solamente tasse, 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 tasse dalla mattina alla sera. E una di queste è Nicola Corrà, unico in Calabria, in Italia e nel mondo, che è pieno di tasse. E dopo 50 anni, 41 anni di servizio nello Stato, Nicola Corrà prende una misera pensione. E questo non è giusto. Non va bene questa storia. Ai italiani che mi ascoltate, calabrese, non è giusto che dopo 41 anni di servizio si prende 1000 euro al mese. È una vera vergogna, carissimo governo italiano, una vera vergogna. Non si può andare avanti così. Vergognatevi. Archeologica di Reggio Calabria, al Museo Statale di Vibo Valentia, a quello di Cosenza, all'Archivio di Stato di Livorno. Questo è Nicola Corrà, unico in Calabria, in Italia e nel mondo. Vediamo allora che cosa dico nei riguardi del Ministero dei Beni Culturali. C'è qualcosa di immorale nel non voler soffrire per la perdita della bellezza, per la patria, rotolante verso chissà quante sordide inferno. Ed questa è un'annotazione di Guido Ceronetti. Dal degrado di Pompei e delle altre aree archeologiche al diluvio del cemento abusivo, del traffico di tesori rubati alla crisi dei musei, perché il paese con più siti UNESCO, patrimonio dell'umanità, sta distruggendo la sua unica ricchezza, l'arte, la cultura, il paesaggio. La serrata denuncia di uno scempio e di una politica troppo concentrata su se stessa per occuparsene. Leggiamo con attenzione quello che io vi voglio far sentire e far capire. La storia sotto le ruote delle auto blu, il degrado di un patrimonio unico, la cecità della mala politica, il cane piscia nel domus e la sua natura, mosaici a pezzi, randaggi, teatro fatto nuovo, l'agonia di Pompei, nelle mani dei barbari e cannibali, necropoli, chiese, reggi, antichi, borghi, mille tesori a rischio nel 4 febbraio 2019. Quindi attenzione
a Salvini, a Di Maio e al governo e anche al nostro Presidente della Repubblica. Sono queste le ricchezze d'Italia, della nostra bella terra di Calabria, dove abbiamo i bronci di Riace, e per la mala politica non viene nessuna nave più, e nemmeno con gli aerei e nemmeno con i treni, perché gli aeroporti della Calabria sono inutili per lo Stato. E non è possibile che la Calabria, quelle di Lamezia, quelle di Crotone e quelle di Reggio Calabria, debbano essere aeroporti in funzione, che portano gli turisti, che portano tutti, per vedere i bronci di Riace, per vedere le bellezze delle nostre belle terre di Calabria, per vedere il Spramonte, per vedere la Calabria, Reggio Calabria, città metropolitana, abbandonata a se stessa. Non è giusto che si sentano queste cose, questa è storia. Salviamo l'Italia finché lo possiamo fare, dagli italiani. Sciatti, burocrati, incoscienti, così si vedono gli altri nel mondo. C'erano una volta i bronzi, Rockstar, il grande spreco, opere da sogno, in costa da incubo. Maestà, il popolo chiede cemento e il paesaggio è diventato da 161 ettari al giorno di calcestruzzo. Aiuto, la città eterna, Roma! Eterna non è Roma, per i pezzi al 4 febbraio 2019. Questa è la capitale d'Italia, dove c'è il Santo Padre, dove c'è il Santo Padre, che è la chiesa di tutto il mondo. Niente soldi e cure per part-time. Ah, vendici Venere, Lisippo, Caligola, mille capolavori saccheggiati, nessun trafficante in carcere. Beni culturali, ministri per caso, dalle Berzette di Enzima alle poesie di Bondi, un'epopea. La cultura rende alla sicca senz'altro, fonte di mangiati 10 anni. Ma non ad amici, e ad amici degli amici. Questa è la verità. Il www, bidone Italia, IT, milioni a perdere. Il flop in internet, ultima tappa della decadenza turistica. Emergenza non fa rima con trasparenza. Commissari dappertutto, bilanci oscuri e corruzione dilagante. Questa è la verità. Questa è l'Italia, questa è la Calabria abbandonata a se stessa e queste cose non vanno bene. Ecco perché i giovani se ne vanno, scappano. Ma dove vanno? Dove vanno? Se questa è la fine del mondo, questa è la fine del mondo. Lo dico ogni mia trasmissione e le cose si stanno veramente fatte vere. Il torpedone rosso. Bus, hotel, trenini, che disastri! C'è il tour operatore pubblico. Ecco, si avanza certo la qualunque sempre meno laureati, sempre meno colti, chi gestisce le ricchezze e intanto la carta pensa a sé. Doppi vitalizi, voli di Stato, privilegi, come prima, più di prima. Assenteisti, siete voi? Cosa dobbiamo dire? Questa. Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, che io ringrazio. È un libro meraviglioso che io acquisto a mie spese per aggiornarmi. Quindi ringrazio Gian Antonio Stella, Sergio Rizzo, Paolo Posteraro, che ha scritto un libro da Cracco e Sarrenzi, i peggiori anni della nostra vita.
Tutto quello che avreste voluto sapere sulla politica italiana, ma che nessuno ti ha mai raccontato. E nessuno mai racconterà queste cose. Perché sono cose che peggiano! Questi sono degli scandali di Tangentopoli, quelli che hanno fatto crollare la Seconda Repubblica. Prossimamente leggeremo poi quello di Gennaro Cosentini, prima dell'ultima, produzione di Carmine Lusorella. Perché io mi aggiorno, amici miei, non sono uno che la notte dorme, dormo poco io. Per parlare della mia terra di Calabria, il mezzogiorno d'Italia, e la faccio a mie spese. Perché, ve l'ho detto una volta e ve lo ripeto, mio padre ha perso a 18 anni la vita per la patria. E io ho il sangue di mio padre, che difendo ogni volta che lo penso. E allora chiudiamo questa parentesi e diciamo che devo logicamente ringraziare perché vediamo la sanità e tecnologia. Il robot creato all'Università di Catanzaro, lo cito perché mi ha salvato la vita a me, vi darò il nome e cognome, che esegue gli interventi di angioplastica. Leggiamo l'articolo che questo mi interessa e poi chiuderò la mia trasmissione. E l'articolo di ieri, sabato 2 febbraio. Allora, il robot creato all'Università di Catanzaro che esegue gli interventi di angioplastica. Per la prima volta in Italia è stato eseguito un intervento di angioplastica con un robot. Si tratta di una coronaria di una paziente di 64 anni che è stata ricostruita con successo per via percutanea utilizzando il sistema robotizzato sviluppato dal centro di ricerche del Dipartimento di Catanzaro, con la collaborazione degli esperti del gruppo male decorso, posto procedura, l'intervento, questo è importante e ve lo dico perché lo potete anche scrivere con la penna, perché questo qua vuol dire dare la vita agli esseri umani. L'intervento è stato effettuato il 23 gennaio, il 22 gennaio scorso. E scrivetelo con la penna, se non ce l'avete vi alzate, la prendete e lo scrivete. A me mi ha salvato la vita il dottor Ciro Indolfi, che si trova a Catanzaro, che io ringrazio per avermi dato la vita. Io sono in vita perché Ciro Indolfi mi ha dato la vita. Grazie, scienziato, che sei in Calabria. Quante persone hai salvato e quante ne salverai? Che Dio ti benedica e ti dà 120 anni di vita. Quindi, Calabrese, abbiamo uno scienziato per il cuore. Si chiama Ciro Indolfi, che è a Catanzaro, alla cardiologia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Questo scienziato è lì. Che Dio lo benedica. In questo momento chiudo la mia trasmissione perché mi basta pensare che Ciro Indolfi mi ha dato vita se non era già morto. Va bene? Parliamoci chiaro. Ti ringrazio tutti i medici che hanno collaborato a questo meraviglioso intervento. Vi auguro una buona giornata a tutti quanti e mi auguro che questi signore che comandano il governo, che abbiamo dato fiducia perché abbiamo voluto logicamente mettere personaggi nuovi alla politica, sia Salvini, Di Maio, il nostro presidente della Repubblica, che è un galantuomo, ha avuto le sue disgrazie in famiglia pure, col fratello, però io mi auguro che le cose in Italia debbano per forza cambiare e con l'aiuto di mamma Natuzza da Mereto, provincia di Vibo Valentia, Nicola Currà vi saluta e vi dice un arrivederci, a presto, bye bye e buona fortuna.
Nicola Corrà, unico in Calabria, in Italia e nel mondo. Grazie a tutti, ciao, grazie a tutti, grazie a tutti, io sono felicissimo.